Salve, oggi parliamo di questo libro di Salvatore Natoli, Il buon uso del mondo, agire nell'età del rischio, Mondadori 2010, presentato al Salotto Caracci del 7 maggio 2013. C'è già il gusto di un velato ottimismo nel titolo del libro di Natoli, Il buon uso del mondo. Del mondo si può fare cattivo e buon uso, dunque. E Natoli ci offre un elegante e filosofico vademecum per propendere dalla parte di un utilizzo positivo del mondo. Ma il mondo si può usare? È fatto per essere utilizzato? È un utensile come tanti altri, come una posata o un qualsiasi oggetto domestico destinato a uno scopo pratico? Qui Natoli attribuisce alla parola uso un'accezione ampia che sconfina con un concetto ben più preciso e profondo, quello di cura del mondo. Avere cura del mondo non vuol dire avere cura di qualcosa che è lì davanti a noi come un oggetto, ma che è attorno a noi, è in noi, e in sostanza ci permea. Il mondo è ciò di cui noi stessi siamo fatti. Avere cura di lui vuol dire non solo avere cura di qualcosa come la nostra casa, ma avere cura di noi che ne siamo gli abitanti e anche avere cura dell'aria che vi respiriamo. È implicito che la cura di sé è altrettanto importante quanto la cura del mondo, del cosmo, come ordine di cui siamo circondati, della natura stessa, come delle cose attorno a noi. Fra cura del mondo e cura del sé c'è poi un passaggio fondamentale, un ponte ineludibile, la cura dell'altro. Il venire al mondo è già un farvi parte, un far parte di un contesto relazionale che concerne la natura, la storia e gli altri. Non è naturale trovarsi senza mondo, come senza relazione. Viviamo e cresciamo inevitabilmente in un contesto relazionale dove ne va di noi, come del nostro mondo e degli altri come noi. Il buon uso del mondo, che non è mai un abuso, e non deve essere un abuso del mondo, il buon uso degli altri anche, che anche lì non deve essere mai un abuso, ci chiama ad un impegno, ad una pratica di comportamenti, a un agire. Qui Natoli, sulle tracce di Aristotele, distingue brillantemente fra il semplice fare come tecne, che è un compiere, fabbricare, portare a compimento, e l'agire come praxis, che è un fare dotato di senso. A prescindere dal produrre, dal compiere, la praxis come agire e non come semplice fare, è un fare dotato appunto di senso, è il fare morale e cosciente della direzione, del valore dove lo stesso fare è orientato. Oggi spesso il fare viene concepito come pura motilità, per esempio il fare per il fare, o come perfezionamento di qualcosa, cioè compimento, nel senso strumentale della parola, nel senso della fabbrica, dell'homo faber, o peggio ancora, come si diceva, come un fare per il fare, puro stordimento dell'agire privo di senso, come accade spesso per le giovani generazioni. Il fare comunque. Il fare che ti stordisce, il fare anche che ti impedisce di pensare. Già da queste prime note si può intuire la portata etica e morale, direi quasi pragmatica, del discorso di Natoli, che non è mai un discorso meramente speculativo e teoretico, ma va alla ricerca delle radici del fare, del senso del fare, del nostro stare al mondo. Un'analisi del fare, quindi dell'agire, che guarda alla domanda che fare? E perché fare? E dove andare col nostro fare, quindi col nostro agire? Il fare, infatti, è un agire, nel senso di Natoli, dotato di senso, quando è il vero agire, e non è semplicemente un puro muoversi, motilità, mobilità, darsi da fare. Si ritiene spesso oggi che l'agire sia, ad esempio, un mero produrre, un poiein, in greco, produrre per il consumo, la felicità. Il denaro. La società sembra dividersi in chi produce e in chi consuma e sembra che la felicità stia lì. Ora, anche se è vero che nel denaro, neutro mezzo desostanzializzato di scambio come
ci insegnava Simmel nella filosofia del denaro. E nella ricchezza vanno comunque demonizzati, lo diceva anche Seneca, in fondo la ricchezza non va demonizzata, dipende dall'uso che se ne fa. È vero anche che la felicità dell'uomo solo ingannevolmente può essere legata al desiderio smodato e al consumo senza limiti o fine a se stesso. La felicità, più che con il desiderio privo di orizzonte, e quindi privo di limite, anche privo di meta, ha più a che fare con il limite del desiderio. La felicità ha a che fare con il limite del desiderio, o col desiderio con limite, e con il limite dello stesso consumo, del consumare, del godere, con lo stesso limite del piacere, come voleva un sano epicureismo. Il contenimento del desiderio, come le stesse regole necessarie all'appetizio, sono la premessa di una vita felice o possibilmente felice. La pena, il prezzo dell'incontinenza, del desiderio, del consumo, del piacere, delle donne, quel prezzo è non solo l'insoddisfazione, ma è soprattutto la fine dell'autonomia del volere, è l'asservimento. Ed è uno dei tanti rischi del soggetto moderno, del soggetto dell'età del rischio, quale quella moderna. Uno dei tanti rischi è proprio questo: è il cedimento della sua indipendenza, della sua autarchia, non tanto come autosufficienza, ma quanto come governo del sé, a favore del ciclo produzione-consumo. Nel buon uso del mondo, ci insegna Anatoli, una delle prime cose da salvaguardare è l'autonomia del desiderio e della volontà. Un'autonomia non dal mondo, bensì dall'asservimento del soggetto che poi diventa appunto asservimento della propria libertà, perché noi non sempre ci rendiamo conto della direzione del nostro desiderio, magari pensiamo o sentiamo che sia una, ma in effetti è un'altra. Il nostro volere non è del tutto libero in questo senso, può essere non libero, può essere eterodeterminato, così come il desiderio. Crediamo di desiderare ciò che è bene per noi, ma qualche volta, molte volte ci sbagliamo. Non si tratta di un desiderio libero alla sorgente. Solo in una libera relazione col mondo e con gli altri possiamo vivere una libera relazione con noi stessi, dove noi rimaniamo soggetti non eteronomi, soggetti non eterodiretti, soggetti indipendenti nel momento della volontà, perché in fondo indipendente cosa vuol dire se non dipendere da nulla o da nessuno nel momento in cui si sceglie. Attenzione, questo non dipendere non vuol dire non fare i conti con il mondo e con gli altri, quindi con la società, con la natura e con le relazioni con gli altri. Assolutamente questa libertà non è concepibile, ma essere non eterodiretti, ma autonomi, autarchici nel senso originario, vuol dire praticamente essere capaci di discriminare, di scegliere fra più possibilità nella conoscenza e nella competenza del mondo, ossia di quali sono le nostre condizioni per agire. L'età del rischio, quella in cui ci troviamo, ci impone di non farci trascinare dalla logica del progresso indifferenziato, favorito dai miracoli della tecnologia, secondo Anatoli, ritrovando l'antico valore greco della mesotes, della misura, del medio, che non è un compromesso, fra due polarità, non è un semplice compromesso, ma è saggezza pratica, è phronesis. Sapere dove si sta andando è lo stesso che conoscere il limite del nostro andare. Limite e senso, quindi anche misura, sono affratellati nella prassi del buon uso del mondo. Anche la spasmodica ricerca scientifica dell'elisir di lunga vita o della stessa immortalità, ci rendono infelici cacciatori, inseguitori, predatori di una meta che non è alla portata di un uomo libero, ossia di un uomo cosciente di quanto può e quanto non può, perché non si è liberi se non si è coscienti del limite. Anche per questo il futuro oggi ci spaventa. Dobbiamo
questo futuro senza limite, senza orizzonte, senza una linea di confine. Il futuro ci spaventa perché corre troppo veloce, senza senso, ci trascende, corre verso traguardi che ci vedono rincorrere, come lepri, il nuovo in maniera affannosa, correre senza sapere dove si va, trafelati, senza la possibilità di intravedere nessuna linea di orizzonte fermo. Certo, il rischio è un valore. Il rischio nella società moderna, nell'epoca del rischio, secondo Anatoly, è comunque un valore. È chiaro che rischiare è anche un valore positivo, come la ricerca del nuovo, dell'inaudito, ma perdere il senso e il limite di ciò che si fa e si può è una via per l'infelicità, per l'ansia, l'asservimento della libertà. Oggi la virtù, che non è quello che a volte le morali ci insegnano, come Nietzsche naturalmente sottolineava e condannava. La virtù è potenza, è possibilità, è potenza, capacità di fare qualcosa, anzi di agire. La virtù è capacità di agire, potenza di agire, volontà libera di agire. Ecco, questa sconosciuta di virtù oggi si potrebbe identificare in che cosa? Anatoly spiega brillantemente che oggi la virtù è il punto di resistenza dell'individuo, un punto di resistenza di un individuo che, malgrado le grandi libertà acquisite nella modernità, l'individualismo, oggi viene trattato paradossalmente in maniera seriale. Individualismo e serialità, nella catena di montaggio degli ingranaggi economici e politici. E dietro il mito della flessibilità e della mobilità sociale, favorito poi dalla etica della globalizzazione del mercato globale, si cela l'altro grande rischio, che è la perdita della identità, del valore dell'io, insomma della libertà di scelta dell'io, che poi è la libertà stessa. Libertà, infatti, per l'uomo è, per Anatoly, cioè la libertà per l'uomo è, sottolinea Anatoly, soprattutto quella di scegliere cosa fare, discriminare, discernere, optare, a partire da una situazione data che va conosciuta, che va esplorata, di cui bisogna essere coscienti e non ignari. Scegliere cosa fare, scegliere liberamente cosa fare, a partire da una situazione data che l'uomo stesso deve impegnarsi a conoscere, perché in fondo il vero peccato, se potremmo dire in senso laico, è quello di ignorare il mondo come contesto nel quale le scelte devono essere prodotte o possono essere prodotte. E altrimenti dell'uomo utilizzato come mezzo e non come fine non è più niente, soprattutto rispetto ai labirinti del potere mediatico, politico ed economico. L'uomo spesso è servo di microstrutture, di sottostrutture politiche economiche di cui lui ignora il senso globale. In questo mondo parcellizzato, in cui dell'individuo rischia di non esserci più nulla, l'uno rischia di valere per l'altro, in forma appunto seriale, e anche il nome, il nostro nome, serve a volte a essere posto soltanto come segno di riconoscimento di un cartellino, come nei supermercati. Come una cassiera del supermercato che viene riconosciuta come nome e cognome dal cartellino, che rappresenta una funzione, un ruolo, non rappresenta in fondo se stessa, come già ci insegnava Pirandello. E per salvare questa libertà autarchica del soggetto, che Anatoly propone una nuova etica del raccoglimento, della meditazione, in senso laico, per un governo di sé, autarchia, dove la virtù diventa davvero possibilità e potenza. Potere di decidere, quindi tagliare rispetto, di ritagliare un proprio mondo, una propria fetta di senso rispetto ai sensi possibili. Ciascuno portato dunque a riflettere su se stesso, a se respicere, a convertere su se stesso, raccoglimento. Per amministrare meglio il proprio io, insomma, essere governatori di se stessi.
in un contesto di mondo e di altri rispettato. Il buon uso del mondo passa attraverso questa educazione di un cittadino libero, una paideia, di un cittadino libero di scegliere, di discernere, di discriminare, nel nome dell'aristotelica phronesis, questa saggezza pratica, questa prudenza, di cui parlava Aristotele, che non è soltanto sapere, perché talvolta il sapere non coincide con la saggezza o con la sapienza, che è qualcosa di più vasto. Ecco, il cittadino libero è quello che è capace di non farsi dominare, di non farsi spersonalizzare o alienare, deindividualizzare dalla società dei consumi e dalla microfisica silenziosa, per dirla con Foucault, del potere economico e politico, soprattutto oggi culturale e mass mediatico. E anche una democrazia non è tale oggi se non può contare su un cittadino libero di scegliere, di operare, di agire secondo logica, conoscenza e senso. Un cittadino, tra l'altro, che sia competente di ciò che democrazia significa, di ciò che significa bene comune, di ciò che significa polis, politica, stato, comunità, per non farne alla fine il complice in questa ignoranza o in questa deresponsabilizzazione di una finta democrazia, fondata sulla menzogna massmediatica, sugli inganni delle elite economiche e politiche di turno, che magari si fossilizzano, come in Italia, senza ricambio. Il valore sommo per un buon uso del mondo si scinde in due grandi inossidabili valori: la conoscenza, conoscenza del mondo, e la libertà di scegliere. Scegliere la propria strada, all'interno di una comunità di valori, però, e di relazioni, che investe proprio gli altri, la relazione con gli altri e soprattutto anche la relazione con il mondo come cosmo e come ordine sociale. Purtroppo la democrazia oggi, soprattutto in un paese come l'Italia, tra l'altro, rimane una scommessa alla formazione di un cittadino competente del bene pubblico e degli interessi reali di uno Stato, subentra quello soggiogato da un'informazione massmediatica e oggi anche informatica, tambureggiante, che lo stordisce. E come consumatore di beni e come consumatore di informazione. E allora gli rende ardua la stessa libertà di scegliere con ragione e senso il destino di sé, il destino degli altri e quello del mondo comune. Grazie.